Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. In un primo momento non sapevo che diavolo stessi guardando. A dire la verità, continuo a non avere uno straccio di idea, ma intendo che non sapevo davvero cosa fosse. Lo trovai un giorno su uno scaffale del ripostiglio mentre stavo lavorando, quando la nostra macchina per l'imbalsamazione si ruppe un tubo e io stavo cercando qualcosa per rimpiazzarlo. Sullo scaffale in alto, sistemata sul fondo, c'era una scatola di cartone su cui vi era scritto varie, che all'inizio sembrava promettente. Ho preso uno sgabello e, come ogni altro giorno, ho preso qualcosa da uno scaffale. Quello che trovai dentro la scatola non mi spaventò, almeno non all'inizio, anche se aveva catturato il mio interesse. In mezzo a fogli di giornale e apparecchi ortopedici rimasti inutilizzati, c'era una giara di vetro di medie dimensioni, ricoperta da uno strato di polvere e sporcizia. Era completamente piena di una qualche sorta di liquido. Era verde scuro, quindi non era formaldeide. Inoltre c'era un'etichetta sul lato che diceva Arlecchino numero 7, il che mi sembrò a dir poco criptico. Lo strato di sporco all'esterno e il liquido scuro all'interno rendevano impossibile capire che cos'altro ci fosse. Così ovviamente l'ho ripulita con uno straccio bagnato e ho esposto la giara alla luce fluorescente per poter vedere meglio. Qualunque cosa fosse, a giudicare dal suo color carne pallido, era sicuramente organica. Sembrava simile a una patata che aveva subito una mutazione, ma è un paragone stupido. Se avessi dovuto tirare a indovinare, avrei detto che fosse un tumore estratto o forse un pancreas malato. La parte superiore era a forma di bulbo con piccole protuberanze qua e là. La parte inferiore aveva un'estremità allungata ricurva, simile alla spina dorsale nei feti dei mammiferi. Inoltre, lungo la parte centrale c'erano diversi viticci che si allungavano in ogni direzione. Era strano, ma non così strano da preoccuparmi. È vero, è insolito trovare cose di questo tipo in un obitorio, ma d'altro canto i coroner spesso conservano alcuni esemplari interessanti quando li trovano, solitamente per interesse scientifico. Chi può dire che genere di cose Leonard o il mio predecessore o persino Mr. Brunswick abbiano trovato mentre frugavano all'interno delle persone? Anch'io l'avrei conservata se fossi stato io a trovarla, solo che non l'avrei nascosta in una scatola. Ho messo l'arlecchino sul bancone accanto al lavandino e mi sono rimesso a cercare un tubo di ricambio. Alla fine ne ho trovato uno, grazie a Dio, e così il resto della giornata è trascorso normalmente, salvo che per qualche occhiata occasionale alla giara verde. Decisi di chiedere al signor Brunswick se sapesse qualcosa a proposito del suo contenuto una volta terminata la veglia al piano di sopra. Non volevo proprio infastidirlo, ma non potevo lasciare che un enigma del genere rimanesse irrisolto. Era troppo assillante per ignorarlo. Quando finalmente ho avuto la possibilità di mostrargli quella stranezza, ha dato un'occhiata ravvicinata attraverso il liquido verde dopo aver letto l'etichetta, ma alla fine ha soltanto alzato le spalle e detto che era probabilmente una gaffe o uno strano scherzo architettato da Ryan Wilcox, il presidente impresario delle pompe funebri. Non era impossibile, visto il nome Arlecchino, era plausibile fosse tutto uno scherzo. Eppure volevo esserne sicuro. Ho un kit di dissezione a casa che tengo nell'armadietto dei medicinali e, avendo la licenza sia come imbalsamatore che come direttore funerario, ero legalmente autorizzato a maneggiare e trasportare resti umani, ammesso che l'Arlecchino fosse questo. Dato che non c'erano problemi nel portarmelo a casa per studiarlo meglio, ho ripulito la cripta e sono tornato a casa con la giara misteriosa. Sfortunatamente non ho avuto la possibilità di esaminarla in maniera più accurata fino alla notte seguente. Avevo la domenica libera e avevo pianificato di andare al poligono di tiro all'aperto con Terry e Billy Joe, mentre il resto della città avrebbe sprecato il loro tempo in chiesa. Più spazio per noi. Ho passato una bella giornata al poligono a fare a pezzi degli orsetti di pezza e degli abat-jour di pessimo gusto. Billy continuava a gridare «Oh mio Dio, ci sta attaccando!
subito prima di esplodere un colpo dal suo calibro 12 verso uno dei peluche. E Terry, che ha sempre avuto una mira orribile, si è arrabbiato così tanto che alla fine ha gettato a terra il fucile per poi fracassare una lampada con una chiave inglese presa dal suo furgone. Sono anche riuscito a sparare qualche buon colpo. Naturalmente avrei fatto di meglio se Terry ogni volta non avesse urlato cose come «Un punto per lo scopacadaveri!» e altre cose simili per distrarmi. Alla fine anche Billy ha cominciato a prendermi in giro e mi ha chiesto se fosse vero che i becchini se ne vanno in giro ad ammazzare la gente per aumentare gli affari. «No, a questo ci pensa Burswick. Io sistemo solo i fili per lo spettacolo dei burattini», ho risposto, scherzando ovviamente. «Ehi, fai quello che vuoi», intervenne Terry. «Basta che non impazzisci come il tizio che c'era prima di te». «Già, ehi, avevo in mente di chiedervelo. Perché Wilcox si è ucciso?» domandai. «Non lo sai? Era nel suo necrologio. A quanto pare la moglie di Ryan Wilcox è morta nell'incendio della cartiera e lui ha iniziato a deprimersi e a isolarsi sempre di più nel corso degli anni. Credo che abbia un senso. Ha dovuto occuparsi dei funerali di quasi tutti coloro che sono morti quel giorno. Sua moglie, i suoi colleghi, i suoi amici e tutti gli altri. Non poteva più riuscire a conviverci. C'era scritto questo nel messaggio che ha lasciato». Billy calciò il terreno con uno dei suoi grossi stivali da motociclista, chiaramente annoiata dalla conversazione. «Potremmo parlare di qualcosa un po' meno deprimente? Siamo qui per divertirci e ignorare la sicurezza sulle armi, non per fare gli emo di merda». «Non volevo essere così avvilente», dissi dopo aver ricaricato il mio revolver. «Volevo solo sapere il perché. Ho trovato qualcosa al lavoro ieri che poteva essere stato suo». Terry iniziò a ridacchiare. «No, Terry, non era un porno, cazzone. Era una roba strana in una giara, tipo un non so che organo mutante o che altro. Avevo intenzione di sezionarlo oggi». «Possiamo vedere?» chiesero Terry e Billy all'unisono. «Certa gente è proprio fissata col macabro. Abbiamo fatto ritorno a casa mia un paio d'ore dopo. Dopo le bravate al poligono ed aver pranzato sul tardi alla tavola calda locale. Il sole aveva già cominciato a tramontare, tingendo il cielo d'inizio autunno di una tinta arancione. Terry sedeva sul sedile passeggeri del mio charger, Billy Joe su quello posteriore, tenendo il fucile sul grembo. Mentre imboccavamo la cava di ghiaia che costituiva la strada, ho delegato il compito di cameraman a Terry e chiesto a Billy di evitare di dare fastidio. Non ho una copia del video che abbiamo fatto. Dopo averne inviate un paio per email a vari giornali, alcuni giorni dopo in cui io e Billy abbiamo finito di dare la caccia ai membri superstiti, ho distrutto l'originale, ma me ne ricordo abbastanza da mettere insieme una trascrizione. Registrazione video. Si inizia con una ripresa del signor Harris che esce dal suo bagno. Indossa un grembiule nero sopra il camice e un paio di guanti di lattice. Il suo volto è parzialmente coperto da una mascherina chirurgica. «Sei pronto a vincere il premio Nobel per le pseudoscienze incredibilmente fottute?» disse Terry da dietro la telecamera. «Assolutamente. Quei coglioni che danno la caccia a Bigfoot non avranno nessuna possibilità quest'anno», risposi. «Ehi ragazzi, facciamola finita. Voglio usare la placenta per farmici una zuppa», disse infine Billy Joe ridendo. Terry segue Mr. Harris in salotto, dove ha sistemato dei tavolini per organizzare la sua attrezzatura. Su di essi possiamo osservare diverse giare di vetro vuote, una riempita con ciò che sembra essere formaldeide. Un kit per discectomia, che include due bisturi, un paio di pinzette, delle forbici per tessuto, una sonda curva, un rago ipodermico e un morsetto, un microscopio e una copia del Physician Desk Reference volume 29. Infine, al centro di un vassoio di metallo, si trova l'arlecchino. «Questo cosetto malato qui è qualcosa che ho trovato ieri in obitorio. Non siamo sicuri di cosa sia esattamente, ma il mio parere professionale è che si tratta di un feto alieno. O questo o un modello in scala 10 volte più grande del pene di Terry», dissi tenendo l'arlecchino numero 7 in alto per permettere di riprenderlo. «L'immagine è in parte coperta dal dito medio di Terry». «Vaffanculo, Stefan», commentò Terry. «Bene, allora iniziamo. Sto per aprire la giara». Terry si sposta per avere un'angolazione migliore e usa lo zoom per mettere a fuoco l'arlecchino.
Rimuovo il coperchio con un leggero sibilo seguito da un forte scoppiettio. «Dio santo, puzza!» dissi facendo una smorfia. «Infermiera, per favore, prenda nota che il soggetto puzza come un pannolino in cui ha vomitato qualcuno». «Non sono l'infermiera, accidenti, sono solo incaricata della zuppa», disse Billy Joe, ripresa in questo momento dalla telecamera. «Ok, sto per rimuovere l'esemplare dalla sua giara protettiva». Viene inquadrato il signor Harris che inserisce un paio di forchettoni da insalata e rimuove l'arlecchino. Da notare che qui c'è stata una leggera distorsione dell'immagine. «Bene, a giudicare da come è molle è sicuramente organico». Sistema con attenzione il soggetto sopra il vassoio. «Oh, wow! Dopotutto potrebbe essere davvero un alieno. Guardate queste vene attorno alle protuberanze in cima. E... Gesù, è un occhio quello!» Terry direziona la camera per un'osservazione più ravvicinata. «Per quello che possiamo vedere, sembra ci sia un bulbo il cui aspetto ricorda molto un occhio. Anche durante il primo piano c'è stata un'altra linea di distorsione sullo schermo». «Amico, dovresti infilzarlo con qualcosa», disse Terry. «La scienza è più che infilzare roba, lo sai». «Ma sì, darò un'occhiata sotto queste appendici qui», risposi. Il signor Harris tenta di punzecchiare la strana protuberanza con l'estremità piatta della sonda. Sfortunatamente i pixel sullo schermo si erano bloccati, così non abbiamo avuto la possibilità di vedere questa manovra. Inoltre, durante questa scena la telecamera inizia ad avere dei ritorni audio, malgrado non vi sia alcuna ragione apparente perché ciò sia successo. «Ma che cazzo?» dissi tirando indietro la mano. «Che c'è che non va?» chiese Billy Joe. «Merda, sei riuscito a riprenderlo, Terry?» dissi fissando la telecamera con sguardo sbigottito. «Non ho ripreso niente, amico. La tua telecamera si comporta in modo strano». «Che c'è? Cos'è successo?» intervenne Billy Joe. «Credo di averlo visto muoversi leggermente. Forse ho solo urtato il tavolo o qualcosa del genere», risposi. «Ci prendi per il culo?» chiese Billy Joe. «Sì, ci sta prendendo in giro», commentò Terry. «Lascia stare. Terry, fatti un po' indietro. Mi stai troppo vicino. Ricominciamo». Mr. Harris riprende il suo tentativo di indagare sull'arlecchino numero 7. Penetra una di quelle presunte palpebre con la sonda e, come prima, si bloccano alcuni pixel e ci sono dei ritorni d'audio, ma la qualità complessiva del video è abbastanza decente da far comprendere quello che accade. Il signor Harris maneggia diversi strumenti per un minuto prima che la lampadina sopra i tavoli cominci a sfarfallare. All'inizio soltanto Billy se ne accorge di questo evento. «Ehi ragazzi!» disse indicando la lampadina. «Ok, ehi, ora sto cominciando a farmela sotto», commentò Terry spostando l'inquadratura su Billy, per poi tornare sulla lampadina e infine sul signor Harris. «Va bene, ok, riprendiamo più tardi», disse Harris al centro della scena. «Porca puttana, si sta muovendo!» Il signor Harris cerca di afferrare l'arlecchino numero 7 con i forchettoni da insalata. «Filiamo, andiamocene di qui!» disse Billy Joe. A questo punto l'audio cessa di funzionare e l'immagine diventa fortemente distorta. Dai pochi frame rimasti in qualche modo chiari, possiamo dedurre che il signor Harris stia cercando di reinserire l'arlecchino nel suo contenitore originale. La telecamera riesce anche a catturare diversi lampi di luce giallo-verde, ma è ignoto se questo effetto sia dovuto alle quasi costanti distorsioni visive o no. Questa parte dura per circa 43 secondi e termina quando ritorna l'audio con un forte rumore d'arma da fuoco. Quando l'immagine si stabilizza, possiamo vedere che Billy sta puntando il fucile sui resti maciullati dell'arlecchino. Si può anche notare che le cola il sangue dal naso. «Grazie», disse Harry. «Anche il suo naso sanguina». «Sì, non c'è problema», commentò Billy Joe respirando affannosamente. «Ma che cazzo era quello?» urlò Terry. «Quanto sei riuscito a filmare?» disse Harry rivolgendosi a Terry. «Non lo so, amico. Quel cazzo di video continuava a saltare. Se potesse... Oh, non mi sento molto...» Le immagini diventano mosse e si sente il rumore di Terry che vomita. «Va bene, stiamo tutti bene. Rilassati», disse Billy Joe correndo verso Terry. «Non dirmi di rilassarmi, cazzo! Hai dimenticato che la stanza stava per esplodere proprio 2 secondi fa? Che cos'erano quei rumori?» Mr. Harris sembra stia cercando di dire qualcosa,
ma si blocca quando un tuono fa tremare il soggiorno. Tutti rimangono in silenzio per diversi secondi, finché non si vede un flash giallo-verde provenire dalla finestra della casa di fronte, seguito da un secondo tuono. «Fuori adesso!» disse Harris. Terry segue Billy e il signor Harris all'esterno sul giardino di fronte. Billy e Harris tengono gli occhi al cielo proprio sopra la loro testa, seguiti dalla telecamera che fa una panoramica del cielo notturno. Ciò che vediamo è un enorme cumulonimbo che si avvicina da est e diversi lampi di fulmine verde pallido tutto attorno le nuvole scure. «Terry, Billy, torniamo dentro!» Il video termina qui.